Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo vitti in questo nuovo video. Naturalmente, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un bel like, e per cui siate generosi con i like. Oggi puntata veramente speciale perché bitcoin supera i 30.000 dollari, e per cui io a questo punto dico Road Touch 100.000 dollari. Ok andiamo subito a vedere che cosa è successo, l'avevo detto: se avessimo oltrepassato i 30.000 dollari, saremmo andati su belli eh, forti. A dire la verità pensavo un po' di più. Ora siamo sui 31.000, siamo un po' calmi, abbiamo addirittura raggiunto i 31.586 dollari su Binance. Naturalmente, ora dove potremmo arrivare eh, non lo sa nessuno, però secondo me a questo punto io dico almeno 36k. Questa è la mia idea, sapete che, sapete che io dico sempre la mia, mi piace dirla, mi espongo, però appunto mi piace. Naturalmente, come sempre, lo devo dire, sono i prassi, non sono consigli finanziari, lo, lo aggiungerei tra virgolette, però appunto non sono consigli finanziari, quindi dobbiamo dirlo. Eh, detto questo, per cui secondo me vediamo come il trend sia fortemente ascendente, penso che sia chiaro a tutti, anche per chi non ha, non ha okay, delle basi di, uh, di economia o, o comunque per l'appunto uh, compie degli studi di carattere economico, è chiaro come questo trend sia ascendente, secondo me per l'appunto il prossimo step sono i 36-40 mila dollari. Staremo a vedere. Quello che volevo segnalarvi in particolare, se andiamo a vedere tutte le coin, è che eh, nessuno sostanzialmente riesce a tenere il passo in bitcoin durante questo periodo se non Polkadot. Quindi, tra le prime 10, come potete vedere in settimana, Bitcoin ha fatto il 26,5%, Ethereum il 21,3%, Litecoin 1,3%, Polkadot per l'appunto 72,4%. Quindi quello che vi dico io sostanzialmente è attenzione altcoin, non perdete dei guadagni, ok? O potenziali guadagni. Naturalmente esploderanno prima o poi anche le altcoin, però state molto, ma molto attenti. Binance che fa il 13,8, Cardano anche il 13%, quindi molto, ma molto bene. E dobbiamo andare molto, ma molto indietro. Addirittura c'è Stellar che fa il meno 14%, andremo anche a fare il focus. Ok, su Stellar, bene Celsius che sta continuando veramente a performare in maniera assurda. Secondo me, Celsius è drogata, ve lo dico. E l'unica che sta performando. e Che mi piace tanto rispetto a Bitcoin è Teta. Che ora andremo ad analizzare. Andiamo, però a vedere quella con una vecchia gloria. Cioè Dogecoin. Perché Dogecoin ha fatto un più 50% in giornata. Se andiamo a vedere, veramente assurdo da 004 è passata a 0.075 quindi praticamente un 100% per Dogecoin e andiamo a vedere quella che è un po' la sua struttura perché Dogecoin lo ricordiamo bene va un massimo mi sembra di 0.15 se non sbaglio nel 2017 e ora si sta riprendendo bene però attenzione ragazzi perché la, la mazzata anche su Dogecoin può arrivare eh, dietro l'angolo quindi attenzione attenzione io vi dico la verità su dogecoin non ci metterò mai un euro mai e mai e mai quando riguarda ethereum vediamo che ok ha performato 757 dollari però non sta performando uh, quanto dovrebbe andiamo a vederlo su coingecko si è ripreso un 21% su bitcoin però io non, vo non vorrei se fossi in voi non perderei troppi satoshi ok quindi io in questo momento vi dico la verità: sono praticamente al 100% su Bitcoin perché lo vedo. Ok, cioè, io sono mi piace essere un visionario. Ok, secondo me andrà verso su e ovvio se andrà verso giù, pensate che, che cosa succederebbe sulle alt, Sarebbe un massacro. Per cui, secondo me, in questo momento rifugiarsi su Bitcoin è la cosa migliore. Questa è la mia personale idea. Dopo che ci siano coin come TETA, Polkadot che stanno performando, è vero, però eh, state, ma state attenti se non volete perdere dei Satoshi. Questa è la mia idea. Naturalmente mi sto rifacendo allo, allo stock to flow di Plan B. Sempre quello è il mio modello, ragazzi. Io ormai sono un discepolo di Plan B. Andiamo a vedere un po' invece Polkadot, che per l'appunto aveva raggiunto eh, negli ultimi giorni i... 9,54, ora abbiamo un po' scaricato, però nemmeno troppo. Siamo a 9,03. Quindi, un Polkadot che sta tenendo la performance della settimana. È veramente un Polkadot che potrebbe arrivare oramai 10 dollari. Sono vicini, vedremo se Bitcoin continuerà. Secondo me, a mio parere, avviso: Bitcoin continuerà a pompare fino ai 36. L'ho già detto. Questa è la mia idea. Naturalmente, se Bitcoin dovesse calare, ve lo mostro subito. Se il Bitcoin dovesse calare, quindi secondo me nel caso di un calo potrebbe arrivare in zona. Se ora siamo a 31, ora la vedo a 24, però secondo me è molto improbabile che ci sia un calo su Bitcoin al momento. Perché? Perché eh, ve lo dico subito, paragonando il 2017, oramai sono tutti ai tre anni, la, la Fed sta stampando denaro. La BCE sta stampando denaro. Tutti stanno stampando denaro quindi l'euro non vale più nulla nemmeno il dollaro, lo dico, lo ribadisco sempre. I 3.000, dal mio punto di vista, sono i nostri 30.000, questa è la mia visione. Vedremo se un giorno avrò smentito. Spero di no. Più che altro mi piacerebbe essere smentito per accumulare ancora più Satoshi, quello sì. però se dovesse partire Bitcoin che oramai sembra, eh, mi piacerebbe non essere smentito. Uh, se paragoniamo, ok, 3.000 ai nostri 30 e i 20.000 ai 200.000, secondo me potrebbe succedere la stessa cosa del 2017, però a 200.000 dollari. Ditemi anche la vostra nei commenti perché sarebbe carino sapere che cosa ne pensate. Andiamo a vedere quindi a questo punto TETA. TETA che non si sta fermando, sostanzialmente aveva avuto qui uno scarico qualche giorno fa da 1,74 a... 1.35, io la seguo molto a TETA anche perché questo nome è per l'appunto particolare eh, tra l'altro, ora siamo a 2.09 e avevamo raggiunto un massimo di 2.30 eh, questa moneta fa, vi, ha, vi, ha, vi ha permesso di accumulare tantissimi eh, Satoshi a chi l'acquistò naturalmente all'epoca ma anche ultimamente e secondo me continuerà ancora a performare. Questa è la mia visione. Naturalmente non sono consigli finanziari, però questa è la mia visione. Quindi a me non sorprenderebbe, ok, un teta a 3 dollari. Andiamo a vedere un attimo teta in che posizione è adesso. Teta, mi sa che l'ho già passata. Allora, teta, teta. E teta che non trovo, però dovrebbe essere in 30. Vabbè, comunque sia tra le prime, addirittura, no scusate, addirittura in diciannovesima posizione, ha talmente performato che nemmeno la, la trovavo, che diciannovesima posizione, cioè Celsius e Teta stanno andando veramente a braccetto, guardate qua, e anche OKB, che non, non mi sono mai interessato su OKB e vi dico la verità, non so nemmeno cosa sia, però mi sono interessato molto su Celsius e Teta e sembra che stia volando, guardate qui, market cap di 2 miliardi e anche per Celsius. Andiamo a vedere infine Stella, che dovrebbe essere la coin del futuro, e secondo me resta la coin del futuro, e ora trovarsene a, a 0,13, ma psicologicamente può essere pesante. Vediamo come il trend sia fortemente ribassista, l'avevo già detto tempo fa e continuo a ribadirlo. Mi sembra che sia chiaro, anche qui trend ribassista, come vedete qua. Però però, acquistare dei stellar a 0,13 al momento in visione old, secondo me, non è una brutta idea. Qua avevamo avuto una crescita troppo veloce. Addirittura si potrebbe piazzare una, un buy a 0,11, giusto per, per non rischiare di perderlo. E quindi questa è un po' la mia idea su Stellar: quindi un Stellar anche Ripple. Che, insomma, non sta performando alla grande, probabilmente ripare i suoi problemi, mentre Stellar eh, sostanzialmente non li ha. Quindi io un ordine su Stellar 07010 con Bitcoin che sta pompando così tanto non sono consigli finanziari, però può essere interessante. Per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di iscriverti al canale, di lasciare un bel like e ci vediamo presto.